voto sulla Brexit può essere spiegato in due modi complementari. Il primo affonda, diciamo così, nella diffidenza britannica, inglese soprattutto, nei confronti dell'Unione Europea, una diffidenza antica che è quella che ha consentito all'Unione di dover riservare un trattamento speciale in Inghilterra, nella Gran Bretagna, anche quando questa era membra dell'Unione. E poi c'è una spiegazione che non ha a che fare con l'insularità, ma che attiene più a un trend che riguarda tutta l'Europa. Non è solo la Gran Bretagna che esce dall'Unione, ma c'è un continente che sta uscendo dallo schema previsto dal suo establishment. C'è un grande ceto medio allargato, impoverito, che è in fuga dal sistema politico europeo, sia a livello Unione sia a livello Stato nazionale. Se mettete insieme quelle che sono il voto inglese, l'astensione crescente in tutte le consultazioni europee e nazionali negli ultimi anni, successo che raccolgono i partiti anti-establishment di destra, di sinistra, di incerta collocazione e quindi anche conseguentemente anti-europei, ma soprattutto anti-establishment, bene, lì vedete che c'è veramente un popolo in fuga, un popolo che non è più disposto a stare dentro a un sistema che non lo garantisce, non lo tutela, che non lo include più, che non si promette di inclusione. Questo ceto medio allargato, impoverito, non crede anche nell'Unione, perché l'Unione è stata venduta malamente da questa non leadership europea come quello che avrebbe dovuto proteggerci dagli effetti più aspri della globalizzazione, e invece si è rivelato essere la sua cinghia di trasmissione. Ci è stata venduta come quello che avrebbe dovuto proteggerci, tutelare il residuo di sovranità popolare che ancora pensiamo di possedere, la nostra capacità di incidere sulle decisioni e su quello che fanno i governanti. In realtà si è dimostrato essere quello che formalizza il passaggio del potere effettivo a oligarchie sempre più chiuse, che nessuno mai né eletto né legittimato. Questa è la grande crisi che riguarda il sistema politico degli Stati europei e dell'Unione Europea, che per uscire dal quale serve una leadership che potrebbe venire da qualunque paese, potenzialmente anche il nostro se esistesse, e che però deve essere in grado di raccogliere la sfida dell'inclusione, deve essere in grado di raccogliere la sfida di riportare l'Unione nel nostro cuore, rilanciare il progetto europeo, ma non contro o a spese o nonostante il popolo e il voto del popolo, ma nell'interesse e a favore del popolo.